E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo utente con Apple Zain. Oggi andremo a fare la review completa di questo iPhone 12 mini, il più potente piccolo smartphone mai presentato da Apple. Ma andiamolo a scoprire insieme. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare, come al solito, vi ricordo di scaricare iAppZain, ovvero l'applicazione ufficiale di AppleZain.net, che attualmente è la più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane, ma anche la più scaricata d'Italia. Ed è disponibile gratuitamente sia per iPhone che per iPad. E vi ricordo ragazzi di seguirmi su Instagram, Mirko-Zain, dove ogni giorno do anticipazioni sul mondo Apple, ma anche sconti, offerte e molto molto altro. Ma bando alle ciance ragazzi, ed andiamo a parlare, come dicevo, di questo piccolo gioiellino, ovvero iPhone 12 mini, veramente piccolo, veramente performante. Ragazzi, ho molto da dirvi e infatti iniziamo proprio subito. Intanto iniziamo col design completamente rinnovato, che presenta un corpo finalmente squadrato, non più stondato, in alluminio e ovviamente anche in vetro. È veramente comodissimo da tenere in mano e da usare ogni giorno. Ragazzi, io vi posso assicurare che tenere in mano questo smartphone è veramente confortevole, perché il design squadrato sui modelli più grandi, magari il Pro, il Pro Max o anche lo stesso iPhone 12, danno anche una sensazione di fastidio, perché come ho detto in molte altre recensioni o altri video, in sostanza lo stondato, se grande, non dà così fastidio, perché diciamo appunto è stondato, quindi la nostra mano non ha una presa scomoda, mentre con lo squadrato in questo caso ci dà una presa molto scomoda. Dato che questo prodotto è veramente piccolo, ragazzi, vi assicuro che la presa di tutto ciò, cioè, è solidissima, ragazzi, solidissima, nel senso è così piccolo che non dà fastidio praticamente in nulla, cioè veramente spettacolare. Tra l'altro sembra di tenere in mano un iPhone completamente diverso da un iPhone uscito prima d'ora. Non solo il design squadrato, ma proprio questo nuovo fattore di forma da 5,4 pollici permette di visionare in modo diverso questa categoria di iPhone, perché è una categoria mai creata e una categoria completamente rinnovata, nuova, quindi attirerà sicuramente qualche altra categoria di persone, ma soprattutto tutte quelle persone che hanno una mano piccola, ragazzi, perché come per iPhone 12 Pro Max, per chi ha una mano piccola è veramente sconsigliato, questo invece per chi ha una mano grande è sconsigliatissimo, nel senso chi ha una mano piccola ovviamente lo sfrutta in maniera molto migliore rispetto a una persona che magari ha una mano molto più grande e necessita di uno smartphone leggermente più grande. Iniziamo a parlare di colori e troviamo diverse colorazioni. Abbiamo ovviamente il blu, che è questo che vi ho appena fatto vedere. Abbiamo poi il verde, il rosso, il bianco ed il nero. Colorazioni molto più sgargianti rispetto a quelle dei modelli Pro, molto apprezzate. Devo dire che questo blu a me piace tantissimo. Io aspettavo una tonalità di blu da tanto tempo ed Apple me ne ha fatte due, il blu e il blu pacifico. Speriamo che nei prossimi anni si torni un po' a quello stile dell'iPhone XR, con quella colorazione un po' più azzurrina, perché a me onestamente piaceva molto, poi non so. E passiamo alle dimensioni, signori. iPhone veramente piccolissimo, veramente sottilissimo, ma vi mostro intanto queste dimensioni, ovvero altezza di 131,5 mm, una larghezza di soli 64,2 mm, uno spessore di 7,4 mm ed un peso di 133 grammi. Ragazzi, non sto qui a dirvelo, è veramente super leggero. Questo smartphone in mano non si sente praticamente, cioè quando lo teniamo in mano è come quasi non averlo. 133 grammi a confronto dei 200 e passa grammi degli iPhone magari Pro più grossi fanno davvero tanto. L'unica cosa che non mi aspettavo è la stessa sottigliezza, ad esempio, del Pro Max, perché entrambi hanno 7,4 mm di spessore. Magari su questo modello più piccolo ci stava qualche mezzo millimetro in meno, non lo so, però non ne sento la necessità, nel senso, se ci fosse stato bene, ma è comodo anche così, devo dire la verità. E finalmente andiamo a parlare del display, signori. Quest'anno Apple nei modelli 12 e 12 mini, che l'anno scorso e l'anno precedente corrispondevano a XR e iPhone 11, ha fatto un cambio generazionale, ovvero è passata dagli schermi LCD agli schermi OLED. Infatti tutti e quattro i modelli hanno praticamente gli stessi schermi, tranne la grossa visualizzazione del Pro Max, che lo rende migliore rispetto agli altri modelli. Infatti ha vinto, come dicevo nello scorso video, il titolo di miglior display dell'anno.
anno per il terzo anno consecutivo dopo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max e ovviamente è arrivato anche il 12 Pro Max. Comunque dicevo, display Retina XDR, anzi Super Retina Display XDR, ovviamente OLED come appena detto, 5,4 pollici, una dimensione mai esistita, con una risoluzione di 2340x1080 pixel e una densità pixel per pollice di 476 ppi. Anche questo display si vede veramente bene, ragazzi, devo essere sincero, sotto la luce del sole un'illuminazione molto alta e la qualità classica degli ultimi display OLED che ci ha abituato Apple a vedere. L'unico problema magari è che con un display così piccolo non è tanto godibile una serie TV, un film. Allora, se proprio lo avviciniamo alla nostra faccia, sì, perché alla fine il contrasto tra un display più piccolo e più grande è che ti metti più distante o più vicino. Il problema è che devi tenerlo proprio così, cioè proprio davanti alla faccia. Non è comodissimo, però non è neanche scomodissimo, nel senso, dipende da persona a persona. Ci sono persone che hanno bisogno di avvicinarsi molto di più a un display, persone che necessitano appunto di un display più piccolo, quindi fondamentalmente è tutta una questione di scelta, di gusti, ovviamente anche di vostre preferenze. E arriviamo poi al cuore di questo iPhone 12 mini, perché signori ha una potenza inaudita, perché se ancora non lo sapeste Apple ha montato lo stesso identico processore sia su iPhone 12 mini sia su iPhone 12, 12 Pro e Pro Max, quindi iPhone 12 mini è potente e veloce tanto quanto la versione Pro Max più costosa, cioè quasi, non dico del doppio, ma diciamo la versione da 256 si avvicina moltissimo, quindi ha una potenza incredibile, 4 GB di RAM, ovviamente un chip A14 Bionic di Apple con 6 core, non ho nulla da dire ragazzi, prestazioni incredibili, editing video, editing fotografico, giocabilità veramente spettacolare, tutto carica in maniera rapida e ovviamente se avete una rete wifi veloce o il supporto alla rete 5G potrete comunque farlo in maniera ancora più netta, perché potenza diciamo hardware e potenza di dati internet velocizza ancora di più tutto il sistema. E andiamo a parlare dell'unica cosa che non ho trattato nel video prima impressione, ovvero della fotocamera. Questa fotocamera rispetto agli anni passati mi ha sorpreso molto. Ora, sono sincero, in questo momento sto registrando con iPhone 12 Pro Max, perché come ben saprete ho fatto lo switch dalle reflex ai nuovi iPhone 12, ma nella mia quotidianità non registro con questo qui, con il 12 Pro Max, ma registro proprio con questo piccolo bambino. Piccolino da 5,4 pollici. Questo è l'iPhone che utilizzo nel 90% delle riprese in questo momento. Quindi io, sì, vi mostrerò adesso delle foto, vi mostrerò dei video, ma fondamentalmente tutti gli ultimi video che ho fatto in questa settimana che è passata sono frutto di questo piccolino, questo iPhone 12 mini. Quindi sicuramente durante l'arco della giornata potrete vedere già le sue potenzialità. Ma intanto vi parlo delle caratteristiche, ragazzi. Infatti abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel, una con grandangolo con apertura focale f1.6, una con l'ultra grandangolare con apertura focale f2.4, che ovviamente estende il campo di visione a 120 gradi, video in 4K a 60 fps, video HDR con Dolby Vision fino a 60 fps, modalità notte, zoom ottico 2x, smart HDR 3 con rilevamento delle scene e stabilizzazione ottica dell'immagine. Infatti ragazzi, vi mostro qualche scatto, uno scatto fatto con luce artificiale naturale, uno scatto fatto senza flash, uno scatto fatto ovviamente con la modalità notte ed anche un video registrato in 4K a 60 fps, così da mostrarvi le potenzialità anche fotografiche di questo piccolo ma potente gioiellino. E passiamo poi alla fotocamera frontale. Stessa identica fotocamera frontale degli altri modelli, 12 megapixel, con un'apertura focale f2.2, modalità notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, anche qui con rilevamento scene, video HDR con Dolby Vision fino a 30 fps, video 4K 60 fps, stabilizzazione automatica dell'immagine e correzione dell'obiettivo. Anche qui ragazzi vi mostro degli scatti dove ci sono io con luce naturale, ambientale, artificiale, diciamo, e poi con il flash integrato su iPhone e anche con la modalità notte senza flash. Devo dire che entrambe le fotocamere sono fantastiche, forse quella frontale è quella che pecca di più, ma chiaramente ha dei limiti di grandezza che ovviamente quella posteriore non ha. E parliamo di altre chicche: ricarica rapida, supporta la ricarica rapida dai 18 watt in su, quindi tutte le versioni da 18, 20, 30, 40 watt ovviamente vengono supportate da questo smartphone. E parliamo di batteria, signori. Ora, il problema di questo iPhone è
perché le dimensioni ridotte mi hanno fatto un po' dire, beh, forse Apple ha messo una batteria poco potente, ed effettivamente è così, ragazzi. Addirittura rispetto al Pro Max questo dura nettamente meno, secondo i miei test, anche perché fondamentalmente ha una batteria veramente piccola, e l'uso stress che ne faccio io, e ripeto che ne faccio io, so che nei commenti ad esempio della recensione del Pro Max mi avete scritto, ma io riesco, ragazzi, io parlo del mio utilizzo lavorativo, ovviamente ognuno fa un utilizzo diverso e ovviamente nessuno fa lo stesso identico utilizzo, chiaramente, quindi io vi dico che col mio utilizzo riesco ad arrivare a sera, ma veramente con fatica, rispetto infatti al Pro Max a qualcosina in meno, ovvero un'oretta e mezza, due forse, di durata batteria, e effettivamente pesa durante la giornata. È chiaro che se è uno smartphone che dovete portare in giro con voi, eccetera, non è forse il migliore, però se è uno smartphone che usate per casa, scuola, lavoro, è perfetto, perché è piccolo, portatile, compatto e la batteria dura il giusto. Andiamo poi a visionare la confezione in cui manca ovviamente l'alimentatore da presa a muro e anche le cuffie, mancano AirPods con cavo Lightning, perché Apple ha fatto questa scelta. Anche in questo video, ragazzi, non mi esprimo sotto questo punto di vista, diciamo che Apple insieme a tante altre aziende entro il 2030 ha imposto a livello globale questo cambiamento, e quindi entro il 2030 molte aziende si adegueranno e rimuoveranno questi altri accessori, quindi diciamo che lo stanno facendo per l'ambiente, quindi non mi esprimo sull'argomento. Adesso però andiamo a parlare di qualche altra chicca, perché intanto parliamo del Ceramic Shield, ovvero lo scudo ceramico. Apple inserisce uno strato superiore al display in particelle di ceramica. Questo cosa vuol dire? Che da quando Apple ha aggiunto questa novità, questi iPhone sono 4 volte più resistenti, quindi tutta la gamma dei nuovi iPhone 12 è 4 volte più resistente dei precedenti modelli a urti e cadute. Infatti ci sono tantissimi test sul web che appurano questo, anche cadute da 10 metri permettono a questi smartphone di resistere, iPhone 12 mini ancora di più, anche perché è piccolo, leggero, compatto e quindi attutisce molto meglio un'eventuale caduta rispetto magari a un Pro Max che è pesante, grosso e fa un botto decisamente più grande. Ovviamente IP68, anche questo modello potenziato fino a 6 metri di profondità per 30 minuti, supporto ovviamente alla rete dati 5G che non posso provare ancora perché qui a Catania non c'è la rete dati 5G, ed ovviamente il MagSafe, ovvero l'alimentatore, il nuovo alimentatore magnetico che permette di ricaricare wireless utilizzando allo stesso tempo il nostro iPhone. Sono innamorato, ragazzi, di questi accessori MagSafe e lo utilizzo veramente veramente tanto, quindi ve lo consiglio, anzi se prendete uno dei nuovi iPhone 12, perché cambia totalmente l'esperienza utente per quanto riguarda la ricarica giornaliera. E passiamo però al tasto dolente, anzi ai tasti dolenti, perché si parla di lati negativi. Intanto, classico, l'ho già detto per tutti i modelli di quest'anno, il fattore fotocamera che balla sul tavolo, perché ragazzi è veramente indicibile che dopo tutti questi anni si continui a preferire l'inserimento di fotocamere più spesse, così da creare un dislivello fastidiosissimo. Ovviamente l'avrete sicuramente appena visto, io non lo sopporto, ragazzi, non lo sopporto. Quando tappo il display, molte volte tappo dal lato sbagliato perché chiaramente lo faccio di fretta per vedere una notifica, una cosa, eccetera, e si crea quell'effetto ballerino che sbatte sul tavolo, che è veramente fastidioso. Apple, ti prego, fammi più spesso l'iPhone di qualche millimetro, ma almeno non far uscire le fotocamere così tanto. Devo dire che in questo smartphone le fotocamere fuoriescono molto meno, ma proprio il comparto fotografico esce di parecchio, quindi è proprio l'insieme delle due fotocamere che dà questa sensazione di traballamento molto fastidiosa, devo dire. E poi anche in questo modello, ragazzi, purtroppo come iPhone 12 Pro Max molte applicazioni ancora non sono supportate. Infatti questo nuovo display da 5,4 pollici crea questa problematica, ovvero il fattore ridimensionamento di alcune schermate. Molte applicazioni non riescono ad adattarsi e quindi vengono tagliate alcune schermate, non è piacevole da vedere. Questo è un problema che comunque risolveranno gli sviluppatori col tempo, non c'entra Apple, ma sono gli sviluppatori che devono rilasciare la compatibilità con questa nuova dimensione, chiaramente. Ed ultimo lato negativo, ma non meno importante, perché devo dire che è veramente fastidioso, sono le ditate, ragazzi. Le ditate che su questo modello, rispetto alle versioni Pro e Pro Max, non si concentrano sui bordi, perché qui i bordi sono in alluminio satinato e non in acciaio lucidato, e quindi dove si concentrano? Tutte sul retro, cosa che non succede con i modelli opachi Pro, ma con iPhone 12 mini e iPhone 12 succede veramente parecchio. Le ditate sulla parte posteriore sono incredibili, cioè se prendete la versione bianca
non si vedono. Se prendete la versione blu, in questo caso verde o nera, si vedono tantissimo. Cioè nella versione blu io almeno li vedo in maniera veramente marcata. Questa oleofobicità forse sul retro poteva essere rinforzata maggiormente, però diciamo che è una cosa molto in più, ecco. Ed infine parliamo di prezzo e memoria di archiviazione. Quest'anno Apple solo su questi due modelli, ovvero il 12 mini e il 12, mantiene ancora la versione da 64 GB. Secondo me errore gravissimo, perché se mettiamo sui Pro la versione da 128 GB su entrambi i modelli, beh, che senso ha non metterli sugli altri modelli? La differenza per un'azienda del genere è di pochi euro tra la 64 GB e la 128, quindi non mi spiego perché questa discriminazione, se così possiamo dire. Comunque, partono da 64 GB, 128 GB e 256 GB. Prezzo a partire da 839 euro. Anche qui c'è un'altra considerazione da fare. In America il costo di iPhone 12 mini è di $699. Da noi, con il cambio euro dollaro, con l'IVA, con la SIA e tutte le tassazioni del caso, arriva a 839 euro. C'è da dire che è l'iPhone attualmente, a parte iPhone SE 2020, meno costoso della storia, potente, aggiornato e performante come mai nella storia a questo prezzo, e quindi è comunque conveniente rispetto al passato, ma non è conveniente rispetto al prezzo americano. Questa diatriba tra le nostre tasse e quelle dell'estero è ancora una cosa da definire, ma i prezzi si alzano veramente tantissimo. Comunque, è un prodotto da acquistare? Beh, secondo me assolutamente sì, ragazzi. Apple ha destinato questo iPhone a tutte quelle persone che hanno intanto una mano molto piccola, per persone che hanno mani veramente grandi è un po' scomodino, nel senso è comodo lo stesso, però da utilizzare come iPhone, diciamo, di tutti i giorni sembra un po' un giocattolino se lo teniamo con mani troppo grandi. Io ovviamente parlo per mia esperienza personale, ragazzi, perché vi ricordo che sono molto alto, quasi 2 metri, 1,97, quindi le mie mani non sono piccole, e facendo un confronto tra la mia mano e l'iPhone vi posso assicurare che, cioè, calza, naviga proprio all'interno della mia mano. E quindi, intanto, a persone che hanno una mano di media o piccola dimensione, poi ovviamente, ragazzi, è a gusti, potete acquistare anche se avete una mano ultra gigantesca, e a tutte quelle persone che non vogliono spendere tanto ma vogliono avere un iPhone con le ultime novità, Face ID ovviamente come gli altri modelli, e chiaramente anche tutta la potenzialità degli iPhone di quest'anno, perché ripeto, alle stesse prestazioni di iPhone 12 Pro Max, quindi velocità, esportazione, velocità nelle operazioni, potenza di fotocamera, siamo giù di lì, quindi è un prodotto veramente incredibile. E quindi l'unica cosa che poteva mancare su questo dispositivo magari è un Touch ID posto sul tasto destro, perché come ho detto, per iPhone 12 Pro Max magari Apple poteva vederla sotto il punto di vista Covid-19, nel senso, quest'anno si usa parecchio la mascherina, sbloccare con il Face ID non è proprio comodissimo, magari inserire come su iPad Air 4 un tasto laterale che premi e sblocca col touch, quindi magari l'anno prossimo, chi lo sa. Ma comunque, ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo iPhone 12 mini. Un prodotto da comprare? Lo avete già comprato? Oppure preferite qualcos'altro? Fatemelo sapere. Io come al solito, ragazzi, vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video. Come al solito arriviamo a 500 mi piace per il prossimo episodio. Iscrivetevi e commentate. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Sempre qui con Mirko per AppleZain.net e... ciao! Scarica anche tu iAppZain, ovvero l'applicazione più votata positivamente su App Store per le Apple News italiane e anche la più scaricata d'Italia. È disponibile su App Store gratuitamente, cerca iAppZain, ed è disponibile anche per il tuo iPad. Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZain.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione o sotto al logo del nostro sito AppleZain.net.